Siete pronti? Eccoci qua. Buona ragazzi. Questa è la dimostrazione. È la dimostrazione che no, che le salsicce quando si grigliano non bisogna né bucarle né aprirle. Amici di Bracimi Ancora, ben trovati. Immagino che tutti quelli che stanno in Italia, esattamente come me, stiano vivendo giorni assolutamente particolari. Ci hanno chiesto dall'oggi al domani di stravolgere le nostre abitudini, tocca farlo per un bene comune. Sacrifichiamoci qua. Oggi finalmente io riesco a registrare un video che volevo fare da anni. Un video sulle salsicce, ragazzi. Molto semplice, molto basic. Lo registro grazie a Giorgio, al giovane fan di Bracimi Ancora che mi dà una mano come cameraman. E oggi cerchiamo di dirimere un grande dilemma, forse uno dei dilemmi più grandi da quando l'uomo ha inventato la salsiccia. E quindi il dilemma è: ma la salsiccia si griglia aperta o si griglia intera? Vediamo la differenza, cerchiamo di capire un po' e soprattutto ci divertiamo e passiamo del tempo nella speranza che questi nostri video, ragazzi, servano un attimo ad alleviare la tensione e la noia che si vive in questi giorni. Non volevo replicare la scena degli altri giorni in cui praticamente ho affumicato questo piccolo monolocale, che è davvero piccolo, insomma, ci viviamo in quattro e già gli equilibri, vi posso assicurare, vacillano ogni tanto. Ho chiesto al proprietario di casa se c'era la possibilità di ottenere una griglia. Mi ha detto: guarda, dice Michele, vai in garage, apri il garage, ci dovrebbe stare una vecchia griglia. Il macellaio del paese ha portato la spesa a domicilio, quindi non siamo dovuti nemmeno uscire. Ligi e rispettosi alle regole, ringrazio anche lui, e quindi possiamo finalmente iniziare questo video. Vediamo un po'. Guarda, vieni. Allora, siamo fortunati che abbiamo questo e dei legnetti. Mettiamoli qui. Legnetti. Però è una griglia. Vediamo. Opla! Mettiamola fuori. Tiè, guarda qua. Diciamo che non è proprio il top del top, però meglio di niente. Adesso ok, mettiamo in cantina. Io quando griglio le salsicce, metà metto la brace, l'altra metà non la utilizzo quasi mai perché per me è una sorta di area di salvataggio, SOS Allora, eccole qui. Quando ho chiamato il macellaio, mi ha detto che ne erano rimaste solo 6 e allora me ne sono fatte mandare 6. Abbiamo 6 salsicce. Allora, a Roma, da dove vengo io, si usa chiamarle salsicce. In altri posti si chiamano salamella, in altri posti lucanica. Comunque il prodotto lo abbiamo individuato, è quello. Magari se dalle vostre parti lo chiamate in un'altra maniera, ditemela. Allora, abbiamo 6 di queste salsicce. Io direi: due le buchiamo con la forchetta, due le apriamo e due ce le grigliamo intere e vediamo la differenza. Eccole qui ragazzi, le nostre salsicce, queste sono aperte, queste sono bucherellate, vedete? E infine le salsicce intere, eccole qua. Poggiamo qui le salsicce, attenzione a non farle cadere. Comunque è una grigliata fatta davvero con mezzi di fortuna, perché la carbonella era bagnata, la legna era umida, ci ho impiegato un po' per accenderla, ho trovato queste due spatoline, queste qua. Mettiamo le due sane. Una e due. Queste ragazzi sono quelle bucate. Due. E poi queste sono quelle aperte. Si vedono? Vai. Quelle aperte, uno.
Attenzione, fiammata. Mettere in sicurezza la salsiccia. Fiammata, mettere in sicurezza la salsiccia. Vediamo un po' se riesco a riprenderla bene. Questa, ragazzi, eccola qua, questa ragazza è la salsiccia. Porca miseria, sta scolando dentro casa. No, poi la bionda chi la sente? Guardate un po' la salsiccia bucata, guardate. Meravigliosa. E portale. Signorine? Quale vuoi? Questa qua. Prendi la forchetta. Vai. Che mi convince molto questa pezza. Volevo prendere questa, vedi, questa qui è una salsiccia che non è stata bucata. Guarda, guardate che succede. Fai vedere la differenza? Un pezzettino dopo. Allora, piccolo. Ragazzi, salsiccia aperta, salsiccia che non è stata nemmeno bucata. Siete pronti? Eccola qua. Buona, ragazzi. Questa è la dimostrazione. È la dimostrazione che no, che le salsicce, quando si grigliano, non bisogna né bucarle né aprirle. Va bene, sapete che vi dico? Perché io ne vorrei un pezzettino. Buon appetito! Tu, giovane, te bella ragazza, quale vuoi? Ma che hai fatto al polso? Che è successo a questi due polsi? Niente, perfetto. Ma vanno di moda così. Quale vuoi? Un pezzettino, però. Prendila. È un po' difficile che io te la riesca a dare. C'ho le mani occupate. E anch'io ho le mani occupate proprio. Vai. Questa è più asciuttina. Questa è quella che è stata tagliata, vedi che è più asciutta. Quella che è stata bucherellata ed è più asciutta. Com'è sta salsiccia? Buona. Buonissima. E secondo me la gente ancora direbbe mortaccio, anche buono. Ciao! Darwin ha apprezzato quella bucherellata. Ne vuoi un'altra? Ok, facciamogli assaggiare quella. Questa, Darwin, è quella intera. Gli è piaciuta anche questa. Questa, Darwin, è quella aperta. Anche questa gli è piaciuta. Darwin, gli piacciono tutte e tre. Amici di Pregiamo Ancora, allora si conclude così quest'altro video casalingo. Abbiamo visto tre modalità per grigliare la salsiccia: aperta, intera e bucherellata. Ci siamo accorti come se la apri intera si cuoce immediatamente e viene la crosticina, sicuramente si cuoce di più perché lo spessore diminuisce. Se la si bucherella invece la salsiccia dentro è più secca perché il grasso è uscito. A me personalmente è la variante che piace di meno, perché sembra, se vai un pizzico oltre con la cottura, sembra di avere in bocca della segatura, fa effetto segatura e non mi piace tanto. La mia preferita è la salsiccia quando rimane intera, quando non viene né tagliata e né bucherellata, perché è più morbida, è più succosa, è più saporita, c'è un'esplosione di sapore in bocca. E poi, ragazzi, quando la tagli, zac, che esce il liquidino, esce il grassetto, siamo davvero a livelli altissimi, alti livelli di libidine. Io ringrazio i miei due aiutanti, ringrazio anche la bionda misteriosa. È stato un video, ragazzi, con quello che ho trovato qui, perché le condizioni, come potete immaginare, sono un po' di fortuna. La legna era bagnata, la carbonella era umida, per trovare un accendino, ragazzi, ho dovuto mettere sotto sopra la casa, perché questa non è casa nostra, non so come muovermi. Secondo me il risultato finale è interessante, perché abbiamo visto tre modalità per cuocere la salsiccia in maniera differente. Allora, ragazzi, resistiamo in questi giorni di coronavirus, state a casa, stiamo a casa, spero con tutto il cuore di avervi fatto compagnia. Un abbraccio, e che l'abbraccio sia con voi. Ciao. Bravo, amico mio, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo.